anche il significato della mistica di cui vi ho parlato ieri. La mistica crede questo, che questo è veramente l'essere umano. La mistica fa un altro passaggio, che è molto interessante. Qui c'è l'uomo. E qui c'è il divino. Che cos'è il divino? È il tutto. La coscienza che c'è nel tutto, compreso l'uomo, tutti gli uomini, tutti. Quindi il divino è il tutto, e l'uomo cos'è? Se il divino è luce, e basta, è luce, l'uomo cos'è? È una scintilla di luce. Quindi questo è il grande fuoco e qui c'è una scintilla. Quindi ognuno c'ha dentro un aspetto di divino. E se vogliamo capire, io non ci avevo mai capito nulla, quando sentivo parlare di Trinità, dico, che cosa vuol dire? Non lo so, non riesco proprio a capire. Qualcuno di voi me la può spiegare? Così vediamo se ce l'ha molto chiara, se no no. Cosa vuol dire? Perché è uno degli aspetti fondamentali del cristianesimo. Capire questo vuol dire capire anche la mistica. Il concetto di unione e distinzione. Adesso articoliamolo un po' di più. Parto dal Dio ebraico. Dio ebraico è Dio qua, Dio crea l'uomo, gli manda un soffio di spirito, l'uomo è la sua creatura. Dio è qui, l'uomo è qui. Dio fa le leggi e l'uomo potrà essere felice se obbedisce alle leggi. Se non obbedisce alle leggi, finisce male. Ma tra Dio e l'uomo non c'è unità. C'è, qui Dio è trascendente, quindi c'è dualità. Dio, l'uomo. Uno, due. Tra questi due. Infatti per i greci, scusate, gli ebrei, consideravano del tutto peccaminoso la filosofia greca, da non insegnare ai loro figli. Guai a chi insegna la filosofia greca ai miei figli, perché la filosofia greca invece è uno. C'è Dio e c'è l'uomo, uno. Con la distinzione che Dio è tutto questo e l'uomo è questa farina qua, ma c'è connaturalità tra uomo e Dio. Infatti l'uomo può divinizzarsi, cioè può crearsi l'omoiesis teo. L'uomo può farsi simile a Dio, simile, nel senso che Dio è bene, giustizia, e l'uomo può diventare bene giustizia. Questa è una visione non duale, che accomuna il cristianesimo, la mistica cristiana, con la mistica indù, con la mistica in parte col buddismo, con in genere la mistica nel mondo, e con la filosofia greca, che era mistica anche quella. Qui ci troviamo invece di fronte al due. Ora, cerchiamo di capirci bene. Due A separato da B, separato, quindi non solo distinto, ma separato, secondo la mistica, è l'origine del male. Male nasce da lì. È il due. Perché? Perché il male è un errore nel modo di pensare. È male pensare. È male dire. Il male dire diventa malattia del corpo e dell'anima. Questo è il modo di pensare della mistica.
A, distinto da B, ma collegato da che cosa? Dallo spirito. E lo spirito cos'è? È relazione. Qualunque relazione? No, la relazione è fondata sul bene, la giustizia, l'armonia e così via. Il padre è diverso dal figlio, è distinto. Ma nello stesso tempo, perché? Perché tra il padre e il figlio continua a funzionare lo spirito, che lo spirito è, spirito viene da vento, anima, è movimento. Il movimento dello spirito verso qui è il contrario. Allora questo, se il padre, diciamo, è l'universale, il non particolare, questo è il particolare. Allora ci vogliono entrambi. Ci vuole il padre, ci vuole il figlio, ci vuole lo spirito, perché lo spirito è il movimento dal padre al figlio, dal padre al figlio, così che se questo è il Dio, Dio non rimane astratto fuori dal mondo, ma è nel mondo, perché Dio si immediatamente si collega al concreto, all'azione quotidiana. D'altra parte l'azione quotidiana riesce a superare il livello della sensorialità, perché si universalizza, cioè può essere vista sub specie eternitatis, per cui può essere vista con l'occhio divino. Quindi c'è un continuo movimento, dall'unità al molteplice, dalla molteplice all'unità. Questo movimento è lo spirito. Questo è l'insegnamento fondamentale della mistica. Capite che la mistica con i dogmi non ci fa pace, nel senso che i dogmi sono invece un modo di pensare fermo, bloccato, perché si è fondato sulla paura. Sulla paura delle cose. Va bene, adesso mi fermo qua. Quando noi diciamo l'uomo è stato fatto immagine e somiglianza di Dio, in generale, adesso vi dico qualcosa di importante sul metamodello 2, ogni frase che noi facciamo praticamente è vera purché cambiamo i soggetti. Per esempio, se io dico tu sei arrabbiato con me, è vero, forse che sia vero questo, ma sicuramente è vero, io sono arrabbiato con te. Una proiezione. Sì, esattamente. Cioè, l'essere umano è fondamentalmente proiettivo. Quindi il divino che l'essere umano vede, coglie, è quello che risponde al suo stato di coscienza. Ci siamo? Quando noi siamo in uno stato di coscienza separativo, creiamo un Dio separato. Quindi quando creiamo un Dio separato è una proiezione egoica. Comprendete questo? E questo non produce il bene, perché è la manifestazione. In questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa che è in continua trasformazione. Dio si umanizza e l'uomo si divinizza. Guardate che roba. Il padre si fa figlio, perché senza figlio uno non è padre. Che padre è uno senza figlio? Ma il figlio può essere senza il padre, non esiste. Quindi ecco perché alcuni mistici dicono Dio non può esistere senza l'uomo. C'è questa interazione che è difficile da capire, è ben chiaro, la mistica cristiana è difficile, non è semplice. Ora, comprendete che viste così le cose, si comprende il messaggio di Gesù. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma è ovvio, no? Che senso ha che io non ami il prossimo mio? Vuol dire che non mi amo. Perché il prossimo mio, chi sono? Siamo la stessa cosa, io e il mio prossimo. E se non amo il prossimo, è chiaro che non amo Dio. Se non amo Dio, non amo me. Cioè, capite che i conti cominciano a tornare, non è misteriosa la cosa, è molto logica. Infatti, il cristianesimo, no, la figura di Gesù, di cui abbiamo i Vangeli, non abbiamo le telecamere che hanno registrato cosa diceva, dopo 70-100 anni ci sono i Vangeli, ma ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati scelti alcuni, ritenuti più ispirati. Ma questi Vangeli, no, si sono poi inseriti in questa cultura che c'era. Una era quella ebraica, con quel Dio là, trascendente, questa cosa qua. E l'altra era quella platonica e neoplatonica, in cui c'è questo.
Quindi il cristianesimo, nella sua essenza fondamentale, è una costruzione storica che deriva da Gesù e il platonismo, letto attraverso questo. Questo è il messaggio che i mistici cristiani hanno sempre portato avanti, i grandi mistici, tutti. Meister Eckhart è uno dei più grandi, è questo. Se comprendiamo questo, comprendiamo anche perché nel cristianesimo si dice fede e ragione non sono compatibili, ma sono la stessa roba, cioè alla fine. Quindi la mistica non è il sentimentalismo, ma è frutto di un'operazione di intellettuale. È stato Filone Alessandrino, vissuto a cavallo dell'anno zero, che ha collegato lo spirito, no? Proprio lo spirito con l'intelletto, lo spirito con l'intelletto di Aristotele, con l'intelletto attivo, il nous poieticos. Per cui da quel momento in poi si era creato le condizioni per dire che il divino ha in primo luogo intelligenza e si avvicina al divino sia attraverso atti di intelligenza sempre più grandi. Naturalmente le vie poi sono diverse, le cose si complicano, ma cose. Volevo dire questo per dire che la mistica non è una fuga dalla realtà, mentre la scienza invece è quello che ci tiene attaccati alla realtà. No, la scienza ha un suo campo di applicazione che serve per la tecnologia e nessuno discute su questo. Come siamo fatti come esseri umani lo capiamo di più qua che dalla scienza, perché la scienza non ha gli strumenti per capire la soggettività umana. Infatti lì non si parla più di scienza vera e propria, si parla di scienze ermeneutiche, scienze interpretative e così via. Allora, questa è, come dicevo, il massimo dell'intelligenza che l'umanità ha espresso, alle quali possiamo, almeno temporaneamente, cominciare a dargli una certa fiducia. No? Okay. In base a questa visione possiamo comprendere come la psicologia ha compiuto un errore grave tenendo fuori l'anima, capite bene? Perché ha tenuto fuori l'essenza dell'essere umano, cioè quello che avete sperimentato prima. E allora se io come psicologo vi faccio credere che quello che avete sperimentato prima è una forma psicotica e non siete psicotici solo perché questa cosa dura poco, capite bene che vi metto fuori strada, perché se invece la cosa che avete sperimentato prima vi durasse, voi vivreste nella gioia. E fareste tutto in quello stato. Comprendete di cosa stiamo parlando? Allora qui troviamo una sinergia formidabile tra tutti i misticismi, quello orientale e quello occidentale. Non abbiamo bisogno di far braccio di ferro per chi ha ragione. Abbiamo ragione tutti, quando cominciamo a vedere le cose così.